Nessuna traccia dell'operaio di 55 anni scomparso da Allegro di Orta. Oggi fermati anche i treni, poi le ricerche sono state sospese. Guardia di Finanza e Polizia hanno fermato un tedesco che girava per la stazione di Domodossola con un coltello in tasca. Inaugurata ieri la nuova sede del CIS del Cusio, la villa accoglie gli uffici dei servizi sociali e sanitari. Quarto espianto d'organi nel VCO da inizio anno, effettuato nella notte a Verbania su una donna di 70 anni. Dopo quasi 30 anni, Franco Ravandoni, ex sindaco, ex assessore a Villa d'Ossola, lascia la vita politica. Due caprioli e una poiana tornati in natura erano stati trovati dalla polizia provinciale e sono stati curati dal dottor Calligaric. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. Nessuna traccia dell'uomo disperso da lunedì da Allegro di Orta. Le ricerche sono al momento sospese. Si tratta di un operaio di 55 anni che abita a Corconio, non lontano dalla stazione ferroviaria di Allegro. In prossimità dei binari era stato trovato il suo cellulare. Sono state sospese fino a che non emergeranno nuovi elementi le ricerche di Mauro Co, 55 anni, operaio in un'azienda del Borgo Manerese. Di lui non ci sono tracce da lunedì, quando ha finito il turno ed è tornato verso casa a Corconio, a circa 400 metri dalla stazione ferroviaria di Allegro di Orta. Il suo cellulare è stato trovato in un bosco vicino ai binari, in una zona molto ripida. Per tutta la giornata di ieri e di oggi lo hanno cercato i volontari del soccorso alpino della stazione di Omegna e i militari della Guardia di Finanza. Con i cani molecolari e i cani da superficie sono state battute tutte le zone lungo i binari. Per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza, stamattina sono anche stati fermati i treni della linea Domodossola-Novara-Corconio. Nel pomeriggio sono entrati in azione lungo le rive del lago d'Orta anche le unità cinofile dei vigili del fuoco. È stata battuta tutta la zona fino a Gozzano. Nessuna pista purtroppo però è emersa, nemmeno dal fiuto dei cani. Si spera in qualche novità per poter riprendere a cercare. Se qualcuno ha visto Mauro Co, è pregato di mettersi in contatto al più presto con le forze dell'ordine. È stato invece fortunatamente ritrovato dai vigili del fuoco in stato confusionale e in ipotermia a causa della notte all'addiaccio il giovane scomparso ad Arzo di Casale Cortecerro. Le ricerche erano partite già ieri sera, è stata individuata l'auto e poco distante nel bosco c'era il ragazzo. Impegnati da stamattina nelle ricerche anche il soccorso alpino decima delegazione Val d'Ossola della stazione di Omegna e il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Primo intervento con lo spray al peperoncino per la Polizia di Stato a Domodossola, bloccato un giovane tedesco che agitava un coltello davanti a finanzieri e poliziotti. Attimi di paura e di concitazione ieri sera alla stazione ferroviaria internazionale di Domodossola. Un giovane tedesco ha approfittato della fermata per scendere dal treno Eurocity proveniente da Milano e diretto a Basilea per fumare una sigaretta. Erano circa le 19.30. Alcuni militari della Guardia di Finanza hanno notato che il ragazzo aveva un coltello che sporgeva dai pantaloni. Alla richiesta dei militari di mostrare che cosa avesse in tasca, il tedesco ha ignorato le fiamme gialle e si è allontanato indisturbato, iniziando a passeggiare lungo la banchina come se nulla fosse. I finanzieri hanno chiesto aiuto ai colleghi della Polizia di Stato. Gli agenti sono arrivati e hanno chiesto di nuovo di mostrare che cosa il giovane avesse in tasca. A quel punto il tedesco, che ha 27 anni, ha estratto la lama e l'ha agitata verso le forze dell'ordine con fare minatorio. I poliziotti sono così stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino per vincere la resistenza del giovane, immobilizzandolo e denunciandolo. Oltre a un coltello aveva in tasca anche un cutter, entrambe le armi sono state sequestrate. Un ciclista alle 4 del mattino in autostrada, lo hanno intercettato gli agenti della Polstrada di Romagnano Sesia. Oggi stava percorrendo la corsia sud della Gravellona Voltri. L'hanno identificato, era un minorenne di 17 anni con parecchi precedenti per furti e droga, evaso da una comunità di recupero per minori del Biellese. È risultato residente nel territorio, ma la bici l'aveva sottratta ad un dipendente della comunità. Aveva percorso come minimo una cinquantina di chilometri quando gli agenti lo hanno fermato. È stato portato in caserma, denunciato al Tribunale per i minorenni di Torino, che ne ha disposto il rientro in comunità, la stessa dalla quale è fuggito. Dovrà rispondere di appropriazione indebita, mentre in valutazione l'eventuale infrazione dell'allontanamento dalla comunità.
Il CIS del Cusio ha una nuova sede, è situata nei pressi della sede dell'ASL. Ieri la cerimonia di inaugurazione, per noi l'ha seguita Vincenzo Amato. Presidente, una grande soddisfazione perché è la nuova sede. Intanto possiamo dire che sotto molti aspetti sarà certamente più funzionale e anche più, verrebbe voler dire, alla portata anche degli utenti. Beh, è l'obiettivo principale di questa condivisione di spazi, proprio quella di poter offrire alle persone che ne hanno necessità di avere un punto unico di accesso per poter trovare in maniera integrata i servizi sia di ambito sanitario che di ambito sociale. Confidiamo proprio che sia una semplificazione al mondo odierno, purtroppo le difficoltà di tipo burocratico sono all'ordine del giorno, in questo modo crediamo di poterle quantomeno ridurre di un pochino. Questo sta a significare, direttore, che qui gli utenti potranno, insomma, in pochissimo spazio poter accedere a tutti i tipi di servizi che vengono offerti sia dal CIS che anche dal servizio sanitario, perché molto spesso sappiamo che le due cose, insomma, coincidono. Sì, il vantaggio di essere in una sede unica è questo. A questo piano terreno gli utenti del servizio sociale possono avere, diciamo, tutte le informazioni, attivare tutti i servizi di competenza specifica del CIS e anche dei servizi, diciamo, abbastanza nuovi che riguardano l'inserimento al lavoro di alcune fasce particolarmente disagiate, perché in questi uffici, a questo piano, ci saranno sia lo sportello sociale che lo sportello inserimenti lavorativi. Quarto espianto d'organi nell'ASL VCO dall'inizio dell'anno. La scorsa notte all'ospedale Castelli è stato effettuato l'accertamento di morte cerebrale su una donna di 70 anni di Verbania. Sono state avviate, con la collaborazione del personale medico ed infermieristico della rianimazione, le procedure per la verifica dell'idoneità del potenziale donatore e successivamente si sono svolte nel corso della notte le operazioni di prelievo di organi che hanno impegnato, oltre al personale infermieristico e anestesista delle sale operatorie di Verbania, anche un'equipe proveniente dalle Molinette di Torino, prelevati fegato, reni, cornee e cute. I vertici dell'ASL ringraziano i familiari per il gesto d'amore che potrà ridare una speranza di vita ad altre persone e tutti gli operatori degli ospedali di Domodossola, di Verbania e delle Molinette di Torino per il lavoro svolto per dare un futuro a chi è in stato di grande criticità. Lascia dopo 30 anni di vita politico-amministrativa, Franco Ravandoni, ex sindaco di Villa d'Ossola, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Nel prossimo consiglio, convocato per martedì 21 marzo, avverrà la sua sostituzione. Al suo posto entrerà nelle file della minoranza Marika Quadri. L'addio era nell'aria da tempo, da quando Franco Ravandoni si era staccato dalla vita amministrativa per stare vicino al figlio Francesco, rimasto ferito in un incidente stradale. Ravandoni era entrato in consiglio nel 1990 e poi, dopo 2 anni e mezzo da vice sindaco, era diventato sindaco grazie a una staffetta che era allora possibile al posto di Romano Zaretti, carica ricoperta fino al 2004. Uomo della Democrazia Cristiana e poi alla Margherita, Ravandoni è stato per 6 anni vice sindaco e per tanti anni assessore alle finanze. Ad Invorio l'amministrazione comunale ha contestato alla Regione Piemonte la richiesta di 700.000 euro per debiti pregressi di SAIA, l'azienda pubblico-privata fallita negli anni scorsi. Una boccata di ossigeno per quanto riguarda il bilancio, soprattutto gli introiti da parte del comune di Invorio. Sì, esattamente così. Noi abbiamo scoperto negli ultimi mesi un debito che il comune avrebbe avuto con la Regione Piemonte di 1.270.000 euro per il fallimento SAIA. Ricordo che già il comune Invorio ha ereditato un debito di 700.000 euro dalla SAIA per il pagamento dei terreni ai proprietari, debito che già il mio predecessore aveva cercato di coprire con un pagamento ratizzato e che noi abbiamo portato avanti lo scorso anno con quasi 200.000 euro e altri 200.000 euro messi a bilancio quest'anno. A maggio purtroppo abbiamo scoperto che c'è un altro 1.270.000 euro di debito contratto dalla SAIA nei confronti della Regione Piemonte e su questo abbiamo cercato di capire le ragioni di origine della nascita di questo debito, per cui i due consiglieri Flavio Pellizzoni a Solo Urbanistica e il consigliere Cristiano Colombo sono andati a rintracciare tutte le carte che erano state firmate, istituite negli anni 90 per cercare di
comprendere quale fosse l'origine di questa storia. Che cosa è uscito fuori? È uscito fuori che una quota significativa di quella somma è stata trasferita direttamente dalla Regione Piemonte a Saia S.p.A., che poi è fallita. Allora, quello che il Comune ha fatto è stata la contestazione di questo atto in Regione, proprio perché questi fondi non sono mai passati nel bilancio del nostro comune, per cui abbiamo ritenuto come tesi di non dover restituire nulla a Saia per questa spesa. Sono soldi che potete investire in qualche altro settore a questo punto? Beh, direi di sì, dobbiamo riuscire a risolvere ancora il debito dei 297 mila euro rimanenti. L'intenzione è comunque di cercare di portare alla luce eventuali documentazioni ulteriori, perché esiste qualche cosa che non è reputato documento valido ai fini legali, ma che però moralmente spingerà la Regione a quantomeno darci parzialmente ragione. Furto in presenza dei commessi della Combipel a Castelletto Ticino. Con un escamotage i ladri hanno approfittato di una distrazione del personale sottraendo una dozzina di pregiati capi in pelle. Indagano i carabinieri della locale stazione, che stanno esaminando i filmati interni delle telecamere e le immagini dell'auto con cui si sarebbero allontanati i malviventi. Cambiamo argomento. Ieri a Feriolo di Baveno è stata ricordata la data del 15 marzo 1867. 150 anni fa una frana causò 16 morti e diverse case finirono sotto le acque del Lago Maggiore. Sentiamo Sergio Ronchi. 15 marzo 1867, esattamente 150 anni fa. Che cosa succedeva qui alle nostre spalle? Succedeva che una parte di Feriolo importante, che praticamente tutta quella parte che vediamo alle nostre spalle, ormai non c'è più, è sotto il livello del lago, è scivolata con un fatto franoso che si chiama tecnicamente avvallamento di sponda, e ha trascinato con sé case, animali, persone, cose e quant'altro, tutto quello che c'era, la vita che si svolgeva a Feriolo. Purtroppo il fatto grave è che ci sono state 16 vittime, diciamo, alcuni erano sul posto di lavoro, altri erano in casa. Di queste 16, 8 erano bambini. A quel tempo la strada non passava all'altezza in cui la vediamo oggi? La strada passava più in basso ed esattamente quel muro che corre alle nostre spalle, che la strada scendeva, poi risaliva e risaliva verso quella che è l'attuale incrocio, insomma. Cosa si vede ancora oggi qui sotto i nostri piedi a circa 18 metri di profondità? Sotto il livello del lago si vedono fondamenta delle case, perché sono rimaste le fondamenta, sono rimaste le case, ovviamente sono crollate. Si vedono resti di alcuni gelsi, con delle immagini abbastanza spettrali, perché sono tutte piene di fango. Questi gelsi perché sono importanti? Perché dell'economia non solo locale, ma un po' di tutta Italia. Il gelso era coltivato un po' da tutti, perché le foglie venivano date ai bachi da seta che tutti allevavano in casa. Ecco. Anche questi momenti sono sempre importanti per la vita della comunità. Certo, è una occorrenza che abbiamo visto di recente, è successa anche da altre parti d'Italia, e quello che forse possiamo vedere che accomuna questa reazione è la capacità poi di stare insieme e quello di poter recuperare la vita delle persone con l'aiuto di tutti. Da lunedì senso unico tra Feriolo e Fondo Toce, si viaggia solo in direzione Verbania per lavori di potenziamento della rete gas in corrispondenza della rotatoria di Feriolo. Fino al 7 aprile divieto di transito sulla strada provinciale 167 da Fondo Toce verso Feriolo. È sempre consentito il transito ad autobus di linea, mezzi di soccorso delle forze dell'ordine, veicoli per la raccolta rifiuti e il traffico locale per Feriolo. Due caprioli trovati cuccioli dalla polizia provinciale la scorsa primavera sono stati curati dal dottor Calligaric e stamattina sono tornati nei boschi. Liberata anche una poiana avvelenata una quindicina di giorni fa e ora di nuovo in salute. C'erano anche le nostre telecamere.
Oggi procediamo alla liberazione di due caprioli, sono due piccoli che abbiamo raccolto l'anno scorso, due piccoli abbandonati dalla madre che avevano dei problemi. Sono stati allevati e svezzati qui da casa del dottor Calligaric e poi li abbiamo custoditi tutto l'inverno e adesso sono pronti per la liberazione vista la bella stagione e quindi procediamo alla liberazione sulle alture di Verbania in una zona di protezione. Un capriolo era stato investito da un'auto e aveva riportato traumi non gravi, l'altro era stato ritrovato nel bosco. Avevano una decina di giorni, troppo pochi per sopravvivere da soli in natura, restano solitamente con la mamma circa un anno, ma sufficienti per essere già selvatici. Una caratteristica che si è cercato di mantenere durante i mesi di cura presso la casa del dottor Roberto Calligaric a San Bernardino Verbano. Il veterinario e la moglie Alessandra si sono presi amorevolmente cura dei caprioli, evitando però al massimo il contatto con loro e isolandoli dal mondo antropizzato esterno. Peraltro, come possiamo vedere, non è facile gestire due animali selvatici, ma questa caratteristica ha permesso loro di essere reintrodotti in natura ora che sono giovani adulti e forti. Il dottore e la moglie hanno curato e liberato sempre oggi, insieme con la polizia provinciale, anche una poiana che l'agente Scarsetti aveva ritrovato avvelenata una quindicina di giorni or sono. Era moribonda e presentava una forte anemia. Ha reagito bene alla terapia antiveleno e questo esemplare adulto, grazie ai suoi amici umani, è tornato a spiccare il volo. Buona vita a tutti loro che sono tornati nei boschi e nei cieli. Tanta la soddisfazione negli occhi degli agenti, del veterinario, della moglie, da anni impegnati per il recupero degli animali selvatici e, quando possibile, il loro ritorno in natura. Una follia di famiglia, così racconta questa passione la signora Alessandra. Anche i figli dei Calligaric, con laurea in veterinaria e biologia, stanno seguendo le orme di mamma e papà. È stato celebrato questa mattina il 72esimo anniversario dell'eccidio di Montrigiasco, dove 9 partigiani morirono durante un agguato dei nazifascisti. Era la sera del 16 marzo del 1945. Si trattò di uno scontro tra le truppe tedesche e un drappello di partigiani che rientrava da una battaglia. Morirono giovani di Arona, Omegna, Pavia, Meina e Milano. Questa mattina la commemorazione con parole del sindaco Alberto Gusmeroli, successivamente del segretario dell'ANPI di Arona Nino Caputi di Renato Cristina dell'Ampi. Presenti anche il tenente dei carabinieri Cerone e il luogotenente Carlo Zucca della stazione di Arona. Sono giunte delegazioni ampie di associazioni combattentistiche di Omegna, Verbania, Gozzano, Domodossola e Borgomanero. Dopo la deposizione di corone si è composto un corteo che dal luogo dell'eccidio si è spostato in piazza Angelo Niemi, intitolata ad un altro partigiano scomparso il 1 ottobre del 1944 a Montrigiasco, dove la cerimonia si è sciolta. Lezione di teatro nei giorni scorsi per gli alunni del liceo Rosmini a Domodossola, prof d'eccezione Alessandro Marchetti e Luisella Sala, che partiti dalla commedia dell'arte sono giunti a Goldoni, alla commedia di costume, di carattere d'ambiente, filo conduttore, la locandiera. Incontro teatrale nei giorni scorsi per gli alunni del liceo delle scienze umane Antonio Rosmini, classi quarte di Domodossola. Prof d'eccezione la coppia verbanese di attori, autori e registi Alessandro Marchetti e Luisella Sala, impegnati in una lezione che, partita dalla commedia dell'arte, fenomeno che ha rivoluzionato il teatro occidentale, è approdata a Carlo Goldoni, alla commedia di costume di carattere d'ambiente. Filo conduttore della mattinata alla locandiera, un mestiere femminile in occasione della festa della donna. La protagonista della commedia goldoniana già nel 1753 aveva compreso che una donna può essere indipendente solo attraverso il lavoro. A Marchetti il compito di portare sul palcoscenico le diverse tipologie maschili. L'incontro è stato voluto dalla scuola come momento dedicato alla didattica del teatro per porre un seme nel futuro di questi ragazzi, per spingerli a informarsi, cogliere gli spunti di uno spettacolo e discuterne. Come hanno reagito i giovani spettatori? In modo sorprendentemente positivo, dice Luisella la Sala, che ha descritto ragazze più galvanizzate, maschi un po' più silenziosi, anche se alla fine sono stati questi ultimi a rompere il ghiaccio nello spazio lasciato alle domande. A Rosmini in precedenza c'era già stato un incontro dedicato a Pirandello. Un'altra lezione teatrale è in programma per gli alunni dell'ITICI dalla chiesa di Omegna e sempre a Omegna il 1 aprile spettacolo aperto al pubblico alle 21 all'oratorio promosso dal comune dedicato alla commedia dell'arte che vedrà sempre sul palcoscenico Marchetti e Sala. In apertura di pagina sportiva il cross con la gara di apertura stagionale che si è disputata nello scorso fine settimana a Crevola d'Ossola.
La carica dei 300 sabato all'Oasi di Crevola d'Ossola per il consueto cross prova d'esordio per il campionato provinciale assoluto e giovanile. Nelle classifiche per società la GAV di Verbania si è aggiudicata il Memorial Pierino Vecchietti e Luigino Pirazzi, mentre la Caddese ha vinto il Memorial Giovanni Nucera. Il percorso era quello classico dei 6 km, tecnico e selettivo. Nella gara assoluta maschile il primo al traguardo è stato Mauro Stoppini del Genzianella, che ha fermato il cronometro in 21 primi e 33 secondi. Alle sue spalle Giuliano Bossone della Caddese, primo tra gli junior. Terzo gradino del podio per Marco Valagussa, anche lui tesserato per la Caddese. Grande prova di Sadio Diabete, profugo richiedente asilo, che all'esordio assoluto ha saputo sfiorare il podio, piazzandosi quarto. In campo femminile, primo posto per la favorita Melissa Aragonesi del Val di Vedro, mentre tra le junior ha vinto rispettivamente Sonia Mazzolini della Gav e Paola Varano del Bognanco. Per quanto riguarda gli allievi al maschile, Caddese piglia tutto con Matteo Pellicanò che ha messo in fila Alessandro, terzo Lorenzo Marani del Val di Vedro. Tra i cadetti primo Federico Cutaia della Gav, poi Cristian Beltrami della Caddese e Gianluca Pletti del Val di Vedro. Tra le cadette successo di Martina Marchese Ragona della Gav che ha avuto la meglio sulla compagna di società Francesca Carnevale e Se Giulia Bergamaschi della Vigezzo. Nella categoria ragazzi vittoria di Alessandro Inglima della Gave, poi Cristiano Inglima e Simone Beltrami della Caddese. Nella stessa categoria Mai Rosa, affermazioni di Jenny Aquino, sempre della Gave, davanti a Giulia Comazzi ed Olivia Zearo dell'Aix. Negli esordienti il più veloce è stato Pietro Cova dell'Avis Marathon Verbania, dietro di lui Luca Capitani della Caddese e Tommaso Cangiatosi della Gave. Mentre tra le esordienti prima Alice Ginevra Guidolin del Gravellona, seconda Margherita Fasana della Gav e terza Giuditta Bonardi della Vigezzo. Tra gli esordienti B vittoria di Samuele Maiello del Val di Vedro, poi Danilo Comazzi della Caddese e Delia Spadaccini della Gav. Tra le ragazze vittoria di Saia Gaiardelli della Caddese che ha preceduto Bianca Perico del Gravellona e Camilla Carulli dell'Avis Marathon. Ultima categoria gli esordienti C, ha vinto Valentino Zanoli della Caddese, sul podio insieme a lui i compagni Gabriele Godio e Lorenzo Soldarini. Ed ora il calcio, tanta rabbia per l'Accademia Borgomanero che ha perso 3-2 l'andata della semifinale di Coppa di Promozione con il Lucento. La squadra di Monana, 20 minuti dalla fine, guidava 2-0 con i gol di Jess e Conchedda, poi la rimonta torinese con Bertinetti, Filograno e Perrone. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere che l'intervista con il tecnico del Gozzano Gardano dopo il recupero del campionato di Serie D giocato ieri al D'Alberta contro la Burstese. I padroni di casa hanno vinto per 2-1. Una vittoria importante, una vittoria che consente ancora di coltivare quel sogno chiamato playoff al termine forse di una prestazione non in linea con le ultime, no? L'ultima partita qui avevo detto forse il miglior Gozzano della tua gestione, oggi forse il peggiore secondo me. No, il peggiore no, abbiamo fatto partite molto peggio della mia gestione. Ma innanzitutto c'è da considerare che loro credo siano la miglior squadra del lotto delle squadre della bassa classifica, per idee, per capacità di gestire la partita, per tenacia, quindi è una partita difficile, ma ce ne eravamo già accorti dopo il primo tempo della partita sospesa. Però credo che le partite si vincono anche così, con la voglia di vincere. Credo che oggi con 40 punti siamo salvi, nonostante qualcuno dicesse che difficilmente riusciremo a salvarci, e questo è il primo obiettivo che dovevamo raggiungere, perché poi alla fine tutti fanno dei discorsi, tutti fanno della poesia, poi bisogna scendere sul campo, fare dei punti e vincere le partite. E quindi sono tutti bravi poi a dire ma la squadra, questa squadra, quella squadra, prima c'era, poi non c'era, i punti bisogna farli, quindi oggi so che dire siamo salvi potrebbe essere un obiettivo tra virgolette riduttivo, però intanto bisogna fare i punti per salvarsi e oggi credo che lo abbiamo fatti. Adesso da adesso in avanti vediamo cosa riusciamo a combinare. Non so neanche la classifica, ma come al solito non la guardo. C'è la fiammella accesa di poter arrivare in un posto dove onestamente era impensabile, perché anche qua poi alla fine ma il Gozzano, bisogna fare i punti però per arrivarci, noi li stiamo facendo. Guri ne ha uno spacca partite, no? Magari quando ha giocato dall'inizio non ha fatto benissimo, quando invece entra è in grado con questi colpi che ha di cambiarle e di portare punti importanti alla causa. Ma noi siamo un gruppo particolare,
con varie sfaccettature caratteriali. Ne parlavo adesso con i ragazzi che apprezzavano questo discorso di Axel. Axel è un ragazzo che un giorno, parlando così, su ovviamente l'impiego di 2-3 attaccanti esterni a partita, in base al discorso dei fuoriquota, mi diceva: io non mi posso permettere di mollare, io ero a casa senza squadra, sono stato in un posto dove ho fatto fatica a essere retribuito, insomma non mi posso permettere questa cosa qua. E quindi questo fa di Axel un ragazzo intelligente, un buon giocatore e uno che quando entra non sbaglia. E vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.